si è sempre pronti a puntare il dito contro la Fondazione, a scrivere un'intera pagina sulla Fondazione, a fare titoli alti, scrivere tombari con caratteri altissimi, ma nessuno dice scrive una pagina sul dopo di noi o sul centro gravi. E io oggi me la sento di dire queste Si è tolto qualche sassolino dalla cose. scarpa il Siamo presidente costretti della a fare delle Fondazione cose Carifano, che Fabio non Tombari, che ha indetto una conferenza stampa per fare delle precisazioni sugli articoli apparsi sulla stampa locale per rispondere alle accuse dell'Associazione Politica Bene Comune che gli ha consigliato di lasciare la presidenza. se queste persone che sono così brave a giudicare, a dire che conoscevano la situazione di Banca Marche nel 2009, e lo conoscevano, sapevano tutto e non hanno mai scritto una riga, non hanno mai detto niente adesso. E adesso sono capaci di fare i soloni, di dire avete perso o non avete perso. Certo che abbiamo perso in Banca Marche. Sapete quanto mi brucia a me quello che abbiamo perso in Banca Marche? Noi siamo le vittime, ha proseguito Tombari, così come i 40.000 risparmiatori privati che hanno perso i soldi con l'aumento di capitale dell'istituto di credito. E io per questo non ci dormo la notte, ha detto. Prima di sottoscrivere il tutto, abbiamo chiesto una consulenza Prometeia, una società che opera a livello internazionale, pagando 10.000 euro più IVA, per chiedere uno studio approfondito sulla banca e sulla scelta di fare o meno un aumento di capitale. se c'è qualcuno di quelli che hanno parlato anche ultimamente, che conosce il futuro, che sa come si fanno queste cose, che sa come avverrà fra qualche anno, se investire in obbligazioni o in azioni o in qualche altra cosa, io sono pronto a nominarlo subito nella commissione finanziaria. Le scelte, precisa, non le ho fatte personalmente perché le decisioni vengono assunte dalla Fondazione riunita a tavolino. E nel fare queste operazioni si possono compiere anche errori, purché queste cose, queste scelte siano fatte secondo i criteri giusti della buona capacità di scelta. Anche chi sceglie bene può sbagliare qualche volta. Tombari poi ha contestato le dichiarazioni secondo cui sotto la sua gestione il patrimonio della Fondazione abbia perso di valore. Quando sono entrato in carica nel 2004 il patrimonio era di 148,2 milioni di euro, mentre oggi, precisa, è di 138,4 di liquidità più 30 milioni di capitale immobiliare. Inoltre abbiamo cambiato il sistema perché oltre a mantenere integre le erogazioni verso i settori principali come la sanità, il sociale, volontariato e ambiente, abbiamo realizzato strutture inesistenti prima e che ora sono a servizio della collettività. E oggi 450 studenti universitari sono presenti a Fano, questo palazzo è stato ripristinato, riportato a un livello veramente bello. Quando passo lì davanti mi sento veramente soddisfatto di quello che ho fatto, nonostante tutte le cattiverie, tutto il fango che mi hanno gettato. In merito invece alla richiesta di lasciare la presidenza, Tombari ha detto: fino a che la salute mi assiste e godrò della fiducia degli organi, resterò in fondazione. Ho questa passione. E ho l'esperienza e ho la capacità ancora per poterlo fare. Ho avuto un danno non solamente morale, ma anche materiale, perché si perde la stima nella gente. Se tu scrivi 36 milioni di debito, Tombari si dimetta. Poi lei legge l'articolo, non c'è niente di questo. In conclusione, ha voluto dire la sua anche il vicepresidente Alberto Berardi. Questa storia io mi auguro che finisca presto. Il Presidente è stanco perché la vive direttamente, ma siamo stanchi anche noi, eh?